Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi volevo fare un video un po' particolare. In questi giorni, mi sono arrivato un casino di telefonate, mi sono arrivato un casino di messaggi. Ma qui come facciamo? Qui ho sentito tanta preoccupazione, ho sentito tanta ansia nelle persone dopo l'annuncio di questo decreto che è stato fatto su Green Pass. No? C'è stata un'accelerazione nel caricare le persone di ansia, ok? E questa cosa io l'ho sentita tantissimo, non so quante telefonate ho avuto, non so quanti messaggi. E che si fa? Adesso cosa facciamo? Ho sentito anche nelle chat, in varie chat dove sono, ho sentito tensione, ho sentito malumori, ho sentito litigate che prima non erano mai successe, ho visto litigate. Allora, sicuramente siamo in un momento di forte carico emotivo. Ok? Abbiamo tutti una grande pressione addosso che sentiamo dentro dalla mattina quando ci svegliamo. Ok? Allora io volevo provare a fare questo video per dire cosa ho detto a queste persone, come la vedo io, come cerco di rimanere centrato. Ecco, la prima cosa da fare, secondo me, è proprio questa: cercare di rimanere centrati. Cercare di rimanere, di non farci sopraffare alla nostra sfera emozionale che è piena di ansia e cercare di rimanere lucidi, perché mai come in questo momento abbiamo bisogno di rimanere lucidi, di rimanere centrati, di rimanere focalizzati, ok? Non possiamo lasciarci andare a derive emotive. Un'altra questione che voglio dire, mi sono preso degli appunti delle cose che ho detto, quindi cerco di seguire un po' una traccia. Allora, concentriamoci sulle cose da fare. Il problema lo conosciamo, ok? Il problema l'abbiamo visto, è un problema immane, un problema enorme, no? Quello che sta succedendo è gravissimo. Nessuno di noi poteva essere pronto a una cosa del genere, perché è una cosa antiumana, antiumana, ok? Quindi cosa facciamo? Continuiamo a pensare al problema? Continuiamo a pensare che, oddio, che succede? No, dobbiamo spostare le nostre energie su cosa fare, sulle cose da fare. Tutta questa energia negativa che noi ci carichiamo addosso, dobbiamo scaricarla sulle cose propositive, propulsive da fare. Allora, le cose da fare sono almeno su due livelli, un livello personale e un livello collettivo. Ok? Ognuno di noi può agire su due livelli, sul livello personale e sul livello collettivo. Cominciamo dal livello personale. Allora, prima cosa, dare giusto peso. Dare giusto peso alla questione. Allora, il problema è già grave. Il problema, questo provvedimento di Green Pass è molto grave, ok? Non c'è bisogno che mentalmente o quando parliamo con gli amici o quando parliamo in famiglia lo facciamo ancora più grave di quello che è. Io ho sentito dire, adesso non posso andare più, manco 3 giorni in montagna, manco 2 giorni a Venezia, manco, perché non è così, non è così. La pizza ve la potete mangiare fuori, che ci sta bene, è caldo fino a settembre-ottobre, possiamo mangiare la pizza fuori. Quindi al momento nessuno ci viene di mangiare la pizza o di prendere il cornetto al bar o di andare 2 giorni a fare un fine settimana fuori, ok? Quindi no, è già grave la situazione, non facciamola più grave di quella che è. Non facciamola più grave di quella che è. Al momento il Green Pass per legge non è previsto nel posto di lavoro, quindi è vero che ci sono alcuni datori di lavoro che lo stanno chiedendo, ma è una forzatura piuttosto illegittima, piuttosto inappropriata, in contrasto con quello che è il quadro normativo. Per cui non carichiamo, non diciamo che hanno messo Green Pass per andare a lavorare, ok? Così come non bisogna minimizzare, a me francamente stanno sulle scatole quelli che dicono Green Pass farà la fine dell'app Immuni. Io non credo proprio che sarà così, non credo proprio che sarà così. Questo vuol dire dare una scusa per non agire. Tanto finisce da solo, tanto si svolta. Anzi, io vi do un'informazione: il Green Pass si fonda proprio sul software dell'app Immuni. Quindi l'app Immuni è tutt'altro che morta. L'hanno tenuta lì, giacente, pronta per essere tirata fuori da utilizzare col Green Pass. Quindi diamo il giusto peso alle questioni, né troppo minimizzarle né troppo caricarle, perché già sono sufficientemente cariche come sono. Poi, altra questione, sempre sul livello personale. Cominciamo a rivedere le nostre frequentazioni, le nostre amicizie. Cominciamo a vedere che certe persone con cui siamo stati bene fino ad oggi, con questo passaggio della pandemia, non possiamo più frequentarle, ce ne dobbiamo fare una ragione. Quelle persone lì purtroppo le dobbiamo lasciare andare e dobbiamo trovare nuove
comunità, nuove amicizie, nuovi rapporti che siano basati sul rispetto, sulla solidarietà. Saranno fondamentali, fondamentali per resistere se questi caricheranno ulteriormente le restrizioni. Per cui è fondamentale trovare, avere spazi, muoversi, non c'è bisogno di trovarlo sotto casa, l'amico. Possiamo andare nel paese vicino, ecco, però trovare nuove relazioni. Nuove relazioni che ci aiutino a crescere, che ci aiutino a rivedere anche quello che pensavamo prima dei rapporti umani. Avremo bisogno di crescere anche dal punto di vista delle amicizie e delle frequentazioni. Altra questione, sempre a livello personale, ricordiamoci dei momenti sereni con gli amici, dei momenti sereni in famiglia. Non opprimiamo i figli. I figli devono essere consapevoli di quello che succede, devono sapere a che cosa serve la mascherina, a che cosa non serve la mascherina, devono sapere cos'è il vaccino, devono sapere come la pensiamo noi, ma non possiamo tutti i giorni, mattina, sera, ma pranzo, cena, colazione, parlare sempre solo del pericolo del suo Green Pass così, non ce la fanno loro a reggerli, parliamone quando siamo da soli, non quando ci sono i figli, allora quando siamo da soli possiamo anche caricare di più, ma con i figli cerchiamo sempre, sempre di dare l'impressione ai nostri figli che abbiamo sempre le idee chiare su quello che è la situazione e su quello che vogliamo fare per evitarla. Non facciamo deflagrare questo carico emotivo anche sui nostri figli, perché sarebbe devastante per loro, non ce l'hanno la possibilità. Dopo o si rintanano in camera e vadono con Netflix e stanno tutto il giorno lì, oppure non escono più, oppure si chiudono in se stessi. Cosa devono fare se noi li carichiamo in quel modo lì? È importantissimo trovare serenità con gli amici e in famiglia. Allora, adesso passo alla parte che riguarda il livello collettivo. Il livello collettivo. Allora, a me è capitato durante queste telefonate di chiedere a queste persone in ansia che mi hanno scritto o che mi hanno chiamato, no? Di chiedere, ma tu l'hai letto il decreto del Green Pass? No, sai, perché io non sono portato. Allora, fatemi capire, come pensate di difendere voi stessi, la vostra famiglia, i vostri figli da un provvedimento assurdo quanto volete, no? Come quello del Green Pass, se non lo conoscete neanche, se non, nemmeno avete aperto la gazzetta ufficiale che è lì su internet disponibile, no? Basta digitare decreto Green Pass e esce fuori. Come potete pensare di difendervi e di difendere i vostri figli da qualcosa che nemmeno vi siete presi la briga di studiare e di leggere? Io ancora vedo gente che non sa cos'è un decreto-legge, non sa la differenza fra un decreto-legge, un decreto ministeriale e un DPCM. Ancora vedo la cazzata che gira sulle varie chat in cui dicono: "Ah, ma il Green Pass è legittimo perché è un DPCM, non è un decreto, non è una legge". Allora, quello lì è un messaggio vecchio, un messaggio di giugno. Questo Green Pass di cui parliamo oggi, questo che impedisce di sedersi al tavolo del ristorante o al tavolo del bar, questo che impedisce di andare a fruire di un museo o di un concerto, è un decreto legge, è il decreto legge 105, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ok? E quindi ha valore di legge. Io non posso pensare, certo che poi siamo in ansia, se non sappiamo, se non conosciamo, la paura dipende spesso da qualcosa che non conosciamo. E quindi se non la conosci per forza c'è paura. Qui andiamo in un loop negativo, ok? Siamo. Allora però sento dire, ma io non ci sono portato, io non ho mai studiato legge, io non so, io faccio tutta un'altra cosa nella vita. E chi è che ci è portato? Chi è che è portato a poter resistere, a poter capire come affrontare una situazione assurda come quella che stiamo vivendo? Nessuno ci ha portato. Benvenuto nel club di quelli che non ci sono portati. E quindi non ci sei portato, quindi ancora deleghi? Adesso questa cosa arriva fino dentro casa tua e deleghi ancora agli altri di difenderti? Perché non ci sei portati? Non ci sei portato? Allora, siamo tutti chiamati a un momento di crescita. Questa è la vera sfida, un momento di crescita personale. Siamo tutti portati a una situazione di dover acquisire nuove capacità, nuove competenze, imparare ad avere una dialettica con le persone, poter parlare in un gruppo di persone in maniera ragionevole, rimanendo centrati, rimanendo pacati, ma fermi con le proprie posizioni. È fondamentale che noi impariamo a fare queste cose qui. Impariamo cos'è una legge, cos'è un decreto-legge, dobbiamo imparare a capire come funzionano gli incastri fra leggi. È difficile, ma lo dobbiamo fare, non possiamo più delegare. Poi, altra questione, anziché piangerci addosso, partecipiamo. Qui abbiamo l'imbarazzo della scelta. Ci sono associazioni, ci sono partiti, ci sono comitati.
C'è l'imbarazzo della scelta. Cioè, possiamo andare alle manifestazioni, possiamo firmare le petizioni, possiamo approfittare per fare un giro, non so, ad Ancona o a Verona o a Pesaro o a Roma per andare a una manifestazione con la famiglia. Possiamo anche sbagliare. Ci sono azioni legali, azioni stragiudiziali da poter seguire, da poter seguire. Allora, potremmo anche sbagliare. Io anche qui dico, ma quello però non mi fido, quello non mi fido. Allora, mettiamo in preventivo che il bene e il male stanno anche dalla parte di quelli che si battono contro queste sciagure, ok? Quindi può darsi pure che ci sbagliamo, può darsi pure che seguiamo un gruppo che poi invece si rivela che fa una. Io personalmente vedo un sacco di penso io, è la mia opinione personale, un sacco di incompetenza, anche tra tanti avvocati che sparlano sulla rete. Ok? Questa è la mia opinione personale e poi rimane lì, ognuno ne faccia l'uso che vuole. Però non è che non seguo più niente, cioè cerco di essere critico, a volte sono versioni discordanti, l'avvocato dice una cosa, un altro avvocato dice un'altra. Chi c'ha ragione? Chi c'ha ragione? Boh, non lo so. Allora studia, vai a vedere la norma e cerca di capire chi c'ha ragione e chi non c'ha ragione. Cresci, cresciamo tutti insieme. Oltre a partecipare agli eventi, oltre a raccogliere le firme, oltre che a firmare, possiamo anche avere l'altra opzione, sempre nell'ottica di concentrarci sulle cose da fare anziché su quello che stiamo subendo, no? Partecipiamo in maniera attiva, diventiamo militanti. Anche qui abbiamo l'imbarazzo della scelta. Ma chi ci vieta di organizzare una riunione tra noi, tra amici sotto il condominio, invitare magari quella persona che abbiamo visto su Facebook che è brava a parlare e farci fare un'oretta di racconto? Ma chi ci vieta di scrivere le nostre opinioni, di fare un video e farlo girare sui social e dire io non sono d'accordo per questo motivo qua? Che non dobbiamo mica essere perfetti, abbiamo tutto il diritto di dire la nostra. E anche sta storia perché poi Facebook mi censura. Allora, vedremo, se ci censura ne faremo un altro. Faremo un altro modo, metteremo su un altro canale. Però stiamo fermi per paura di sbagliare? Allora, se uno sta fermo per paura di sbagliare, fa il più grande sbaglio, ok? Chi fa qualcosa può sbagliare, chi non fa niente non sbaglia mai, ma sbaglia perché non fa niente. Quindi, ma partecipiamo, ci sono gruppi, possiamo dare dei contributi non tanto economici, ma anche quelli servono, possiamo dare dei contenuti anche di attivismo, di militanza, ok? Questo pure lo possiamo fare. Allora, ultime due cose. La paura nasce dal fatto che non conosciamo quello che ci aspetta, non conosciamo una situazione come questa, non l'abbiamo mai vissuta. Allora, è vero che non dobbiamo esagerare, ma cominciamo a farci delle previsioni in testa, anche le peggiori, ok? E cominciamo a dire mentalmente come reagire, cominciamo a farcelo il film, in modo che non soccombiamo quando arriva, ok? Cominciamo a prevedere delle risposte, prepariamoci al peggio, ma perché sappiamo. Prepariamoci a rispondere al peggio, a titolo personale e a titolo collettivo. Ad esempio, ultimo esempio, cioè prepariamoci alla resistenza sul posto di lavoro. È chiaro che quando arriveranno, se arriveranno, perché non è detto, a imporci certi trattamenti sanitari, altrimenti non potremo andare a lavorare, no? È chiaro che quello sarà il massimo della coercizione. Ok? Cerchiamo di prepararci anche mentalmente a quello. Non c'è ancora, non c'è ancora, quindi abbiamo ancora tempo di prepararci, sapere quali sono i nostri diritti, quali possono essere il dettaglio delle norme che entrano in gioco, per esempio la legge, il decreto 81, perché ci sono state delle sentenze recenti sul decreto che tengono conto del codice civile. Allora, cominciamo a capire quali sono i nostri diritti e cominciamo a vedere quanto sballata può essere dal punto di vista del quadro di diritto dei diritti una imposizione del genere. Cominciamo a diventare forti, fermi da questo punto di vista. E cominciamo a fare questo meglio in rete, meglio in solidarietà con amici fisici oltre che virtuali. Cerchiamo di condividere questi momenti di approfondimento e di studio. Allora, scusate la veemenza di questa cosa, ma voglio trasmettervi no, positività è troppo perché la situazione non è assolutamente positiva, però energia, voglio trasmettervi energia, perché questa è una situazione che paradossalmente può essere un momento di grande cambiamento, di grande crescita, in cui rivediamo le priorità, in cui capiamo forse il tempo che abbiamo perso a essere un po' a subire sempre. Abbiamo la grande sfida di diventare noi e di aiutare gli altri con cui stiamo a diventare cittadini di serie A. Perché se qui siamo arrivati a questo punto è perché troppi cittadini in questa nostra comunità sono di serie B, non conoscono, non sanno e delegano.
Questo è il momento di crescere tutti, diventare tutti cittadini in Serie A, perché se fossimo un paese in cui tutti i cittadini fossero bravi e veramente competenti, capaci, conoscitori dei propri diritti e di Serie A, tutta questa storia non sarebbe neanche iniziata. Quindi questa è la grande sfida. L'ultima cosa, la situazione generale è molto grave dal punto di vista emotivo, è molto opprimente. Ripeto, dovremmo affrontare, dovremmo probabilmente trovarci, troveremo. Possibile che ci troveremo ad affrontare dei carichi emotivi enormi che riguardano la nostra quotidianità, il nostro lavoro, le persone da frequentare. Dobbiamo rimanere uniti e dobbiamo ragionare insieme come trovare le condizioni per non cedere. Non dico non cedere alla vaccinazione, quello è ovvio, io personalmente sono contrario io non mi vaccinerò, non mi vaccino, ok? Non dobbiamo ragionare su questo, ma come non cedere alla pressione emotiva, come non cedere a questo ricatto, perché questo è un ricatto su questa cosa, ma passato il metodo del ricatto lo possiamo fare su qualsiasi cosa, ok? È importante che sia chiaro che qui non, la questione sanitaria, io lo ripeto, se il vaccino non ferma il contagio, tantomeno il Green Pass ferma il contagio, no? Quindi non è che ci vuole un genio a capire l'illogicità di questa cosa. Non è che ci vuole un genio a capire che più che obiettivi sanitari, qui sembrano obiettivi di controllo. Pensate che con il Green Pass, quelli che hanno il Green Pass saranno tecnicamente in possibilità di essere tracciati per tutto quello che fanno, perché tecnicamente sarà possibile sapere se vai nel bar, a che ora ci vai, a che ora vai in palestra, a che ora vai a vedere il museo, che tipo di arte ti piace, l'arte contemporanea, l'arte antica, che tipo di musica ti piace, vai a un concerto rock, vai a un concerto di musica classica. Avranno una quantità spaventosa di big data da gestire, no? Potenzialmente. Quindi è l'occasione ghiotta per il sistema di avere come dire, il controllo totale, tecnicamente parlando. Poi se ci sia questa volontà o meno, lascio a voi le vostre idee. Per me sono talmente chiare che non c'è bisogno neanche che le dico, però ognuno avrà la sua sensibilità su questo. Quindi la situazione è questa, dobbiamo rimanere uniti, dobbiamo evitare di cedere, perché ci sono tutte le condizioni per non cedere e non lasciarsi sopraffare emotivamente e civicamente come cittadini da quello che stanno facendo e da quello che si sono messi in testa di fare. Grazie a tutti e vi auguro una splendida giornata.